Grande successo per la prima edizione del Cirignola Rock Festival. L'evento che si è svolto presso il piazzale dell'Itis Righi di Cirignola ha richiamato l'attenzione non solo della città ma anche dei paesi limitrofi ed oltre. Si sono esibiti quattro band rock ed in ultimo un gruppo, gli Spigas, che hanno partecipato a numerosi festival hard rock nel nord Europa. Per gli organizzatori dell'evento si è trattato di una manifestazione che vuole dare l'immagine bella della nostra città anche sotto l'aspetto musicale. Ci sarà anche una seconda edizione. L'obiettivo è quello di far crescere Cirignola e non essere etichettata solo per fattori negativi. È stato convocato per giovedì prossimo 27 agosto a partire dalle 10 del mattino e in proseguimento per il resto del pomeriggio il Consiglio Comunale di Cirignola. Verranno insediate le commissioni d'inchiesta sulla vicenda Gema e sull'inceneritore di Borgo Tressanti. E inoltre si designerà il delegato del sindaco per le pari opportunità e il problema della campagna vitivinicola. L'invito alla seduta consigliare è stato esteso a tutte le parti in causa, associazioni di categoria e aziende vitivinicole locali, fino ai rappresentanti istituzionali del territorio. Dopo l'ennesima giornata in cui le borse asiatiche hanno perso, quelle mondiali ed europee invece recuperano dopo il lunedì nero. A Milano, Piazza Affari ha chiuso martedì con un più 4,82% ed i principali titoli sono andati in territorio positivo tra il 5 e il 6%. Anche per Wall Street è stata una giornata finalmente positiva dopo quanto successo 48 ore prima. Intanto il crollo della borsa cinese ha determinato anche una perdita record per l'uomo più ricco dell'Asia. Anche Atene ha chiuso in forte rialzo con un più 9,3%. Si va verso una situazione più tranquilla, anche se la crisi dell'economia cinese rimane tuttora in primo piano.